Belli, lo sapete che a noi di Officina del Pilota ci piacciono quelle auto leggere, piene di potenza, le puoi buttare in curva come volete, insomma, auto... È per questo che vi abbiamo portato un mostro americano. Hummer H2. This is the fresh out of the oven with the baker's dozen. Watch a rabbit turn to nothing at the hands of rubbish. A couple crutching with the bait still can't catch us. And it's just my luck that my year of coming up, I still been raising a tear up above. Weak minded politicking with some pretty women and a dozen to get daddy begging for the plays on Insta. Before you talk all your shit, do your research. Before you get a feature, better change your t-shirt. Close sister with Terry's. You've been feeling blue, I've been doing me. So what does it matter to you? Never gave a fuck money, I was saving up, trying to make it out of the city, out of bed, brave enough. Ma tu lo sai perché si chiama Hummer? Stiamo guidando un 6000 vuoto completamente americano e sto andando sicuramente la scalata è tanta roba, ma sto andando contro a un concetto che reputo base nella guida di un'auto, ovvero il peso potenza, la leggerezza. Sicuramente le scalate sono tanta roba perché ti dà un calcio proprio nella schiena, però capiamo un attimino quello che stiamo guidando. Tony, se fai così bisogna tornare dietro al benzinaio, eh? Fa 4 km al litro. Non capita tutti i giorni di provare un Hummer. Giustamente con le due ruote è un po' difficile in questi contesti, in questa situazione. Però innanzitutto il posto è incredibile, giornata perfetta, sole e neve in Abruzzo. Sapete che l'Abruzzo lo amiamo. Ma quanto pesa, è incredibile, però è intelligente e soprattutto simpatico il modo per aprire il vano motore. Praticamente motore e cambio sono dentro l'abitacolo, sono lì in mezzo insieme a noi. Questo è utile perché i pesi sono tutti all'interno rispetto all'asse anteriore delle ruote. Perché poi, come vi dicevo prima, in realtà il mezzo a livello meccanico è abbastanza compatto, è mastodontico, ma siamo sui 5 metri e tanti SUV tedeschi, ad esempio, non è che sono tanto più piccoli. La vera differenza è che fra me e voi che siete laggiù ci sono più di 2 metri e 13. Ci stai steso per traverso. Siamo con un 4x4 che praticamente gestisce lei, anche perché la macchina ha il drive-by-wire, quindi è controllata molto elettronicamente. Okay. Ed è una cosa che a tanti puristi ha fatto un po' storcere il naso, però consideriamo sempre che è un mezzo per l'easy rider americano, quindi l'americano vuole stare comodo, stare sulla sua poltrona, sulla Captain Chair, se mi ricordo bene, quindi la poltrona del capitano, e vuole comandi facili, perché qui questo sterzo qua sembra, cioè fai mezzo giro e non risponde. Tipo quello della Panda, esatto. 45. Non si muove praticamente. Perché Hummer in realtà è un acronimo. High Utility Maximum Mobility Easy Rider. Lo devo spiegare? Praticamente un mezzo ad altissimo utilizzo, massima mobilità e easy rider, quindi facile da portare in giro. Quando ho saputo che potevamo portare un mezzo del genere sul canale, ho detto assolutamente di sì, anche per un motivo: è tutto originale, giallo il colore del lancio, una ficata pazzesca, cerchi verniciati di nero ma originali, quindi da 17 con dei gommoni, guardateli un po' che roba che sono, 315/70 raggio 17, gomme Nokian invernali, belle sgonfie, belle ciccione, e sulla neve sono state perfette da paura. A proposito, non so se lo sapevate, ma l'Hummer ha 6 posti, cioè c'è uno che potenzialmente può stare qui con le ginocchia sopraelevate, spero soltanto un bambino. Tra l'altro, la ruota di scorta, tra gli optional, c'era quello di poterla avere sul portellone, che quindi rendeva la macchina ancora più lunga e occupava ancora più spazio sulla parte posteriore. È bella anche così, però, Certo, comodo non è. Ora, tu stai guida. Più che altro, lo sai cosa mi preoccupa? La frenata. No, la frenata. Porca troia. Frena. Visto quanto... come ondeggia, c'è tanto beccheggio ovviamente. Da qui c'è uno scorcio molto interessante, si vede benissimo che appunto siamo su un telaio a Longheroni e anche che
la sospensione posteriore è montata in maniera angolata rispetto al ponte rigido per permettergli una maggior fluidità di movimento. Il bestione che è nascosto qui dentro è noto con il nome di Vortec. È un small block LS ed è 6.000 di cilindrata, per la precisione 5.967 centimetri cubici, e si esprime con 322 cavalli originali e soprattutto una grandissima coppia che sfiora i 49 kg. Ma la cosa figa è che farà 0 a 100 in 10 secondi. Originale, dichiarano 10,5. Sì? Sì. Proviamo. 3, 2, 1. Sei a tavoletta? Aspetta. Eccoci. No, eccola adesso. Che dire, sicuramente non vi spettina. No. Però è un bel mezzo. Sicuramente è un bel mezzo. Prendiamo per quello che è. Adesso io, perché sono abituato a guidare su questa strada, auto a fiamme, va bene. Però un fuoristrada, cioè non è fatto per le accelerazioni, no, cose del genere. Chi? Davvero Marines, guarda che sali a bordo di sto coso, ti senti un re gigantesco. Guarda poi anche il portabraccio, tutta pelle nera. L'interno, dovete sapere che, essendo anche appunto direttamente derivato dall'H1, è stato disegnato il cockpit, il cruscotto, dalla Boeing. Infatti qui abbiamo queste bocchette aeronautiche, uno stile molto squadrato, molto americano, molto a stelle strisce. Considerando che il mezzo c'ha 20 anni, non è che poi 20 anni fa i fuoristrada inglesi e europei fossero così tanto più lussuosi all'interno, quindi secondo me si difende alla grande e soprattutto mantiene le aspettative. Cazzute, ignoranti, cattive, come gli americani soltanto sanno essere. Dovete sapere che il primo H1 era diesel in realtà, era un 6500 aspirato diesel, perché veniva dall'Humvee, il famoso mezzo militare americano dei Marines, che sono andati in tutto il mondo purtroppo, però un mezzo che appunto viene amato ed odiato sia per quell'aspetto bellico che ovviamente porta con sé, e amato al tempo stesso per questa arroganza e questo aspetto mastodontico che ha. Il primo appunto, quello militare, è stato progettato attorno al 79 e i primi anni 80, nell'81 per precisione, ha preso servizio, creato dalla AM General, che significa una serie di costruttori americani, quindi a pezzi che coinvolgono vari brand, vari marchi, Chevrolet, Chrysler, Dodge, eccetera, eccetera, altri brand americani, GMC per esempio, appunto General Motors, e poi si arrivò nel 1992 alla versione civile, il primo H1. Lo sapete chi fu il pazzo che volle avere la replica omologata di quel mezzo da guerra? Arnold Schwarzenegger. È un po' quello, questo rapporto amore-odio che provoca anche in me, perché comunque è una macchina da guerra, è una macchina con una forte personalità, però sarà che sto invecchiando. A me una macchina così inutile, con sta forte personalità, ma fascina. Ragazzi, iscrivetevi al canale, metteteci tanti super mega like, perché soprattutto se volete vedere altre avventure off-road, vero? Esatto. Perché ci sta prendendo gusto. Sì, è vero, mi sta piacendo sempre di più, anche perché magari l'estate e primavera dà gusto in strada. Però quando ci sta questo clima, anche se piove, sì, perché non fare un video? Neve, andiamo mezzo al fango. Ah, esatto. Dai. Ragazzi, supportateci e vi porteremo bella roba. Grazie ovviamente a chi ci ha dato questa macchina, questo bestione. Vi ringraziamo. Di nuovo grazie a Mirko, che è venuto qui a sciare, a tutti i ragazzi di Autotigma 1981, ma autotigma.it, cercateli. Rivestiamoci che crepo. Si muore di freddo, andiamo dentro, andiamo dentro. Si muore di freddo. And I know I'll never lose. That's a different side of me, a side that you never knew. Pages are turning throughout this narrative. It's imperative that I fight this battle with excellence. God is with me, I walk in freedom by some demons. So strategic, I've been dreaming so vividly. Fear couldn't limit me. I had to face the music, marching on with the symphony. Goliath, come try me, just know I'm leaving with victory. Giants. I'm ready, and I stand tall. I will face my fears, and I won't run. There's no tears, 'cause I know giants, I'm not scared.